Il prezzo della benzina in Italia è il più alto dei paesi dell'Unione Europea, anche perché dietro, in alcuni casi, ci sarebbero operazioni di rialzo e ribasso fraudolente, operazioni finanziarie che hanno poco a che fare con il valore dei prodotti petroliferi. È quanto emerge da un'inchiesta della Guardia di Finanza di Varese, un'inchiesta che il procuratore capo Maurizio Grigo ha definito una sorta di tesi di laurea su come viene definito il prezzo della benzina. Tutto è cominciato un anno fa, dopo una serie di aumenti dei prezzi che il Codacons aveva ritenuto ingiustificati e aveva denunciato alle Fiamme Gialle. Nel mirino sono finite 8 grandi compagnie: Shell, Tamoil, Total, ERG, API, Eni, Esso e Kuwait. L'inchiesta, spiegano oggi i vertici della Guardia di Finanza, è stata estremamente complessa, ma la sostanza è che quando paghiamo un pieno, paghiamo anche il prezzo di operazioni finanziarie che hanno come scopo quello di mantenere alto il prezzo della benzina. Per dimostrare la forbice tra queste operazioni finanziarie e il mercato reale basta un dato: in due soli anni, dal 2008 al 2010, le transazioni finanziarie sul petrolio hanno raggiunto i 57 miliardi di dollari a fronte di 7 miliardi di prodotto effettivamente estratto. Le accuse formulate nei confronti delle 8 compagnie sono rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi sul mercato, manovre speculative su merci e truffa. Il GIP di Varese ha però inviato tutti gli atti dell'indagine alle procure di Roma e Milano, città dove hanno sede le compagnie sotto inchiesta.